Salve, e di nuovo con questo tizio qua che prendono per culo il Greg, ma volevo far sentire cosa dice qua. Praticamente lui dice che non è possibile vivere in un paese dove non c'è sanità, non c'è. A un certo punto uno diventa vecchio e ha bisogno della sanità, di quelli insomma che ci hanno fatto vedere quanto ci vogliono bene, no? Sentiamo cosa dice. È l'unica cosa per cui è famoso il Costa Rica. Il resto c'ha tutti i pro e i contro di un paese, diciamo, quasi tropicale, ecco, diciamo, è un paese tropicale, con tutti i problemi legati a insetti, serpenti, cose, quello, quell'altro, eccetera, eccetera. Oh, insetti! Ma qui non ce l'hai insetti? E a tutti i lati negativi di questi paesi tipici del Mesoamerica, non ha servizi, non c'ha assistenze, non c'ha quello, non c'ha quello. In realtà queste sarebbero cose buone, perché meno lo Stato è invasivo, meglio è in teoria. Quindi andare là devi averci un'età giusta, devi stare bene in salute e devi mettere in conto che ci può dare un tot tempo, dopodiché devi andare via perché quando ti cominci a fare vecchio hai bisogno di un'analisi del sangue, lì. Capito? Questi sono i morti, ragazzi. I morti! I morti che sono stati abituati a farsi 2000 medicine, che proprio hanno casa pieni di medicina, la minimo problemino vanno dal macellaio a farselo curare, a farsi dare la ricetta per altra tossicità e altra merda da mettere nel corpo. E non mi stupirebbe se questa gente fosse anche ariana. Ariana è il sinonimo per, insomma, quelli che hanno il sangue speciale dal 2020 in poi, no? Bisogna parlare un po' così. E niente, non voglio annoiarvi più di tanto, è solo farvi vedere quanto sono bambini. Questa gente qua è talmente dipendente dal sistema, dai veleni del sistema, che loro non faranno mai un cazzo. Ci sono troppo proprio legati allo Stato che gli deve dare le medicine, all'esperto che gli deve dare. Ovviamente l'esperto li ammazza, però loro non se ne accorgono. Tra l'altro, leggono libri del sistema e neanche si accorgono. E prendono in giro chi ha i denti marci. Quindi sono dei bambini. C'è presente su Simpson, c'è quel bambino perfettino, no? Che è tipo, come si chiama quello? Aspetta, metto in pausa. Eccolo qua, ce l'abbiamo. Guarda, è un perfettino. Lui fa tutto come si deve. Ecco, loro sono così. La maggior parte degli esseri umani sono così. Dei bravissimi. Ah, c'è un dolorino? E si va dal medico? C'è il dolorino al dentino? Ma si va dal dentista, cazzo? Che non lo sai? Bravissimo. No, come faceva quello del Zelig. Bravissimo, sei proprio bravo, sei bravo. Ma passiamo a donna moderna, ragazzi, perché c'è veramente da ridere adesso. Tu sapevi che puoi prendere un pennarello qualsiasi, dipingere i tuoi piatti, avvelenarli, insomma, con roba tossica, e poi li puoi mettere in un forno, così il colore si fissa, e poi puoi avere quella tossicità a rate. Te lo prendi piano piano. Mentre butti la roba calda, magari che stai mangiando, piano piano tutta quella tossicità piano piano si consuma e va nel tuo corpo marcio, pieno di altra tossicità, quindi non succede niente di strano, va tutto bene. Questo, ringraziamo Donna Moderna, ragazzi. Donna Moderna per fissare il colore in modo che diventi indelebile, i piatti decorati vanno messi. Oddio, non devo leggere queste cose perché c'è gente che farebbe questa cosa. Porca puttana, fermiamoci qua. Allora, queste persone qui, ragazzi, stanno facendo il forest bathing. Il forest bathing è una delle attività olistiche a proposito. Questa gente qua, non so. Su Donna Moderna abbiamo anche articoli tipo questo: se lui ti tradisce con un lui, oppure lei ha una relazione con lei. Sono scosse che vanno oltre l'infedeltà. Insomma, roba buona. Beh, chiudiamo con questo schianto qui, ragazzi. Alla prossima.